prosegue il nostro viaggio dedicato alla scoperta dei nove borghi della valle del fiume Fredane, che dal 25 al 27 febbraio prossimo ospiteranno la quarta edizione della Coppa Carnevale, un progetto ideato dalla società Sporting Tour, patrocinato da ICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, in collaborazione con ICS Avellino, 1500 borghi ICS Italia e Gusto Irpinia, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio attraverso tornei sportivi, tour turistici e percorsi enogastronomici. Oggi ci troviamo a Villa Maina, antico borgo che racchiude una storia millenaria, terra famosa per i frutti dei suoi campi, per l'olio, per il vino e per le sue abbondanti acque dalle virtù salutifere. La storia di Villa Maina è in gran parte legata alla civiltà rurale e soprattutto ai numerosi mulini ad acqua di cui è letteralmente disseminato il corso del fiume Fredane. Per ciò che riguarda l'etimologia del termine, l'ipotesi più accreditata resta quella dell'aspirazione del gruppo consonantico CH, ovvero Villa Macchina, che sarebbe ad indicare un latifondo con annessa villa rustica, noto fin dall'antichità per la pratica della molitura del grano e di altri prodotti agricoli. Contornata dal variegato sottofondo dell'Appennino Campano, Villa Maina è un centro turistico termale di antichissima tradizione, immerso nel verde delle valli d'Ansanto, decantate da Virgilio in versi famosi. La dolce morfologia del territorio, il clima mite ed arioso, gli interessanti itinerari naturalistici ne fanno la meta ideale per un soggiorno rigeneratore tra il verde, i piaceri della buona cucina di campagna e le cure rilassanti e ristoratrici delle celebri acque termali. Il paese fu danneggiato gravemente dal terremoto del 1980, in conseguenza del quale ha perduto quasi interamente il suo patrimonio architettonico, storico, culturale. L'economia si è sempre basata sull'agricoltura e negli ultimi decenni sono nate aziende di trasformazione di prodotti agricoli ed attività nel settore turistico. Tra le produzioni di qualità troviamo l'olio extravergine d'oliva, i salumi, il miele e i prodotti lattiero-caseari. Villa Maina, essendo l'unico comune termale della provincia di Avellino, dispone della possibilità di ospitare circa 150 persone per pernottamenti nelle varie strutture ubicate nel territorio comunale e offre circa 250 posti per la ristorazione quotidiana, quindi è un comune che già può dire la sua dal punto di vista turistico. Ovviamente eventi di questo tipo non fanno altro che accrescere e evidenziare meglio le nostre potenzialità. Noi faremo di tutto per essere all'altezza di questo appuntamento che coniuga appunto la leggerezza dello sport e del carnevale con i sapori della nostra cucina di campagna, con i nostri beni artistici, culturali e paesaggistici, per creare appunto un mix di condizioni per favorire l'accoglienza turistica. Siamo pronti e speriamo di non deludervi. Buonasera a tutti gli amici di Sporting Tour, puntata numero 11 di Sporting Tour TV per parlare di tutta l'attività dell'omonima associazione del presidente Giampaolo Morsa. Ricco parterre questa sera, inizio a presentare gli ospiti, torna a trovarci Monica Lubinu, collega giornalista e conduttrice. Ciao Monica. Buonasera Simone, buonasera a tutti i telespettatori e buon anno, ne approfitto. Esatto, perché è la tua prima presenza nell'anno nuovo, dopo l'ultima in conduzione. Esatto, del esatto, 19 per dicembre. Sostituirti. Ti ritroviamo, cosa ti ha portato di bello questo 2022? Diciamo è cominciato abbastanza bene, tanti progetti, tante novità e molte di queste ne parleremo proprio questa sera durante la puntata. E torna questa sera all'angolo del consulente, quindi immancabile, il nostro dottor Alessio Silvestri, consulente della direzione nazionale ICS. Ciao Alessio. Ciao Simone, buonasera a tutti i telespettatori e agli ospiti che questa sera sono di altissimo livello, quindi grazie per avermi invitato. E come sempre con te andiamo a toccare un argomento molto caro a tutto il mondo sportivo, nello specifico questa sera i compensi sportivi dilettantistici. Sì, parliamo della forma di contrattualistica più utilizzata nel nostro mondo, nel mondo sportivo dilettantistico, e così come è tanto utilizzata, spesso però è anche tanto sottovalutata da un punto di vista di requisiti e diciamo delle formalità da rispettare, quindi può essere opportuno un piccolo approfondimento.
Quindi vi invitiamo a rimanere connessi con la nostra trasmissione in diretta su Rete Oro, canale 18 del Digitale Terrestre, in diretta, streaming, anche sulla pagina Facebook Sporting Tour, perché il dottor Silvestri sicuramente ci darà informazioni molto importanti. Dall'altra parte dello studio, per la prima volta con noi a Sporting Tour, Flavio Tannozzini, fondatore e giocatore del Resto del Mondo. Ciao Flavio, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito, grazie a Rete Oro e a Sporting Tour. Flavio, un progetto, il vostro, che non è solo calcistico, però fonda le sue basi proprio su questo settore, quindi dallo sport all'inclusione sociale. Esattamente, dallo sport all'inclusione sociale di diverse tipologie di persone. E in rappresentanza del Resto del Mondo abbiamo Moin Uddin, che è proprio un giocatore della squadra. Ciao Moin, benvenuto. Ciao, grazie, buonasera, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ecco, così per rompere il ghiaccio, cosa ci puoi dire di questo bel progetto che ti ha accolto ormai da diversi anni, se non sbaglio? Sì, sì, esatto. Io la squadra l'ho conosciuto perché andavo a scuola d'italiano dell'associazione di cui fa parte la squadra e lì appunto ho conosciuto Flavio, in cui mi disse vieni a giocare, che giochiamo domenica al parco. Da lì è iniziata tutta la nostra avventura. Tra pochissimo approfondiremo proprio tutto il mondo del Resto del Mondo, scusate il gioco di parole, ma salutiamo, ultimo ma non ultimo, torna a trovarci André de la Roche, ballerino, coreografo, insegnante internazionale. Ciao André. Buonasera, sono contentissimo di ritornare qui, perché comunque nuovo anno, nuova speranza, e è bello vedere questa platea di gente nuova, che per me è sempre una forza. Andrea, noi ci siamo visti l'ultima volta al Gala Sporting Dancing Tour a Ostia, la serata magnifica, sì, con il palco montato, sì, sulla, no, spiaggia, con un ricordo di quella serata dove eri membro della giuria proprio. Sì, era bellissimo perché quando vedi i giovani che, diciamo, partecipano a questi grandi eventi è sempre per me un gioia, allo stesso tempo so dietro, può essere a volte anche, può essere nervoso. Ma per vedere i giovani che fanno una cosa così, a ballare, gli dai un calcio così. E alla fine loro sono il futuro del nostro, so allora viva i giovani e viva questa cosa di sport e cultura, sempre. E noi diciamo anche viva André de la Roche. Monica, tu lo conosci ormai da diversi anni, insomma, esatto, anche in collaborazione tra di voi. Certo, lui è, diciamo, che uno dei più grandi danzatori, in particolare di danza jazz a livello mondiale, e ci tengo sempre a ricordare che la grandissima Vittoria Ottolenghi, storica critica di danza e balletto italiana, l'ha definito il Rudolf Nureyev italiano per quanto riguarda la danza jazz. Quindi davvero complimenti e sono felice di rivederti questa sera, anche perché era da un po', a causa del Covid, certo, che non ci vedevamo. L'ultima volta è stata alla Dispoli, esatto, nella serata che ho avuto il piacere di presentare con la direzione artistica della nostra Paola Sorressa, che ne approfitto per salutare, so che ci sta seguendo questa sera. Ovviamente ci uniamo ai saluti a Paola Sorressa, però Monica, volevo tornare con te sul servizio con il quale abbiamo aperto la trasmissione, il reportage su Villa Maina. Questa era una piccola parte, da domani sui nostri social il reportage integrale. Aspettiamo anche in collegamento Zoom l'assessore alla cultura di Villa Maina, Francesco Caloi. Ecco, cosa ci puoi dire in più su questo piccolo comune che ospiterà la Coppa Carnevale? Esatto, questa sera torniamo a parlare dell'appuntamento di Carnevale più atteso, ormai possiamo dire, dagli italiani. Stiamo parlando naturalmente della quarta edizione della Coppa Carnevale. Ormai i nostri telespettatori dovrebbero saperlo a memoria. Si tratta di un progetto ideato da Sporting Tour nella persona di Giampaolo Morsa, che approfitto anche lui a salutare, che so che ci sta seguendo, è patrocinato dall'Associazione Italiana Cultura e Sport in collaborazione con ICS Avellino, 1500 Borghi ICS Italia e Gusto Irpinia. Sarà un'occasione per tutti coloro che vogliono partecipare, perché ricordo che ci sono ancora dei posti, per regalarvi un weekend meraviglioso all'insegna del relax, del divertimento, della natura, dello sport e naturalmente della buona cucina, che non guasta mai. Assolutamente, poi è l'ora di cena, quindi... Esatto, poi in merito a Villa Maina, anche questo è un meraviglioso borgo, tra l'altro a Villa Maina ci sono le terme, delle bellissime terme attualmente chiuse via Covid, ma che speriamo riapriranno al più presto. Anche lì ho avuto la possibilità di visitare gli scorci paesaggistici più suggestivi di questo borgo, tra i 9 comuni protagonisti di questo importantissimo progetto, ma non voglio svelarvi altro, perché come già hai detto tu potrete trovare il reportage integrale già da domani
sui nostri canali social. Ricordo anzi ai nostri telespettatori di seguirci, certo, sul canale Facebook, sulla pagina Facebook Sporting Tour ICS Lazio, ma anche di iscrivervi al nostro canale YouTube Sporting Tour, dove potrete trovare non soltanto il reportage integrale su Villa Maina, ma i reportage integrali su tutti i comuni protagonisti della quarta edizione della Coppa Carnevale, che ricordiamo si terrà dal 25 al 27 febbraio prossimo. Rimaniamo in tema di calcio per parlare con Flavio Moin del resto del mondo. Flavio, come nasce questo progetto? So che a monte c'è un'altra organizzazione di volontariato. Ciao, ecco, raccontaci un po' la vostra storia. Esattamente, allora nasciamo come un progetto del CIAO ODV. E il CIAO è il Centro per l'Inclusione, l'Accoglienza e l'Orientamento, che è l'associazione madre, diciamo, di cui facciamo parte, e che ha diversi progetti di inclusione sul territorio di Acilia. E abbiamo una scuola di italiano per stranieri, abbiamo un aiuto compiti, dove aiutiamo i ragazzi a fare i compiti, appunto. Abbiamo questa squadra di calcio e diverse attività di animazione territoriale, ad esempio ci prendiamo cura di un parco abbandonato, e organizziamo degli eventi, almeno quando si poteva, certo, li organizzavamo, di animazione sociale territoriale. E la squadra di calcio nasce in seno all'attività della scuola di italiano per stranieri, come diceva prima Moin, che veniva a scuola di italiano da noi e faceva le scuole medie, sì. Veniva a imparare l'italiano, a fare i compiti, e con lui e con altri ragazzi anche più grandi che frequentavano la scuola abbiamo deciso di cominciare a giocare a calcio, ma così per amicizia, no? Al parco, per passare una bella domenica insieme il pomeriggio. Poi abbiamo visto che giocando a pallone si comunicava, e quindi questa attività era fondamentale anche per parlare l'italiano. Vedevamo i ragazzi di paesi diversi ai quali magari insegnavamo l'italiano durante la settimana, che in campo si trovavano obbligati a comunicare, no? Per divertirsi di più, per giocare a pallone. E quindi abbiamo capito le potenzialità di questa attività e l'abbiamo portata avanti all'inizio in modo così molto semplice, al parco, e poi siamo aumentati ed è aumentato anche il livello del gioco, quindi abbiamo cominciato a frequentare i campi di calcetto, poi di calciotto, poi adesso finalmente di calcio a 11, ed è diventata una bella realtà di inclusione sociale. Lavoriamo tanto con i migranti, ma non solo, anche con i ragazzi del quartiere. E questa cosa è molto importante secondo noi, perché è un'opportunità che si dà a dei ragazzi, no? A tanti ragazzi che non hanno altre opportunità di giocare a calcio. Sappiamo benissimo che oggi o fai parte di qualche società e ti alleni con qualche società, oppure gli spazi sono pochi, non è come un tempo, no? Che c'erano i campetti di strada in periferia, no? Adesso è un po' più difficile. E che ci siano realtà di calcio popolare come la nostra è molto importante. Per giocare con noi non bisogna pagare un'iscrizione, una, certo, quota, e ci rivolgiamo ovviamente a chi ha meno possibilità, no? Quindi ragazzi che provengono da famiglie che magari hanno meno possibilità di iscrivere il ragazzo al calcio in società, oppure ecco, vengono da noi diversi migranti richiedenti asilo, rifugiati politici, dei centri di accoglienza, no? Quindi ecco, persone che hanno meno opportunità comunque. Assolutamente. Moin, tu sei giovanissimo, ma già insomma hai preso parte a questo progetto da diversi anni. Come ne sei venuto a conoscenza del sì, CIAO ODV? Come diceva Flavio, che abbiamo questa scuola di italiano in cui ero venuto appena sono venuto qui in Italia. Sono andato in questa scuola di italiano dove appunto ho conosciuto Flavio, che ha detto: vieni un giorno, giochiamo domenica pomeriggio al parco, e da lì è iniziato tutto. Vabbè, diciamo che ero scarso, ma dopo 10 anni continuo a essere uno scarso, però va bene lo stesso, però ci divertiamo a giocare insieme, soprattutto perché comunque ci sono persone di diversi paesi, quindi al di là dell'aspetto calcistico, diciamo, tu cresci tanto a livello umano, certo, perché conosci diverse persone, diverse culture, ognuno di loro hanno delle storie da raccontare. Quindi diciamo che il nostro spazio, diciamo, la nostra squadra non è soltanto una squadra di calcio, ma va di più, perché ogni tanto noi ci organizziamo anche delle serate in cui non stiamo insieme, passiamo dei bei momenti insieme. Quindi il nostro obiettivo non è soltanto giocare a calcio, ma andare anche oltre, creare un bel gruppo in cui possiamo, no, rimanere uniti.
Parlando invece di calcio, della squadra, cosa ci dici? Già ci hai detto delle tue qualità, non ci credo che sei scarso, però dei tuoi compagni, insomma, che livello avete? Vabbè, sicuramente ci sono molti ragazzi molto bravi, ma proprio bravi bravi, non si può dire, non si può discutere su questo. E poi ovviamente in una squadra bisogna, come dire, giocare insieme per vincere. Da solo non si arriva da nessuna parte. Ecco, questo è un altro dei nostri obiettivi, no? Che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi, che quando si gioca insieme, non da soli, perché se dobbiamo vincere non si può vincere da soli. Insieme riusciamo a vincere, cioè noi ci proviamo, però sai, questo è il nostro obiettivo e questo è il messaggio che noi cerchiamo di dare anche ai ragazzi, in modo che riusciamo comunque a cercare di, no, giocare tutti insieme. Flavio, la squadra, il resto del mondo sta cercando di costituirsi proprio per partecipare ai vari campionati amatoriali sul territorio. Sicuramente il vostro avvicinamento ad ECS vi permetterà, magari una volta costituita l'associazione, di partecipare magari al Trofeo del Petrolio, è quello, sì, a cui ambite, giusto? Esattamente. Sì, il nostro obiettivo è partecipare alla prossima edizione del Trofeo del Petrolio e per questo motivo abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi, appunto, per far fare le visite mediche ai ragazzi e poterci iscrivere al torneo e sostenere, insomma, le spese che ci sono, no? E il crowdfunding si trova su internet, sì, sulla pagina di Produzioni dal Basso. Il titolo del progetto è 2022, scendi in campo con il resto del mondo, quindi approfitto anche di questo piccolo spazio per promuovere il crowdfunding, perché per noi è fondamentale, certo, no? Il sostegno popolare manda avanti una squadra di calcio popolare, per cui cresciamo anche in questo modo, no? Anche riuscendo a fare dei tornei, cresciamo perché riusciamo ad aggregare di più i ragazzi, no? Come puoi immaginare, se ci limitiamo all'allenamento al campo, a San Giorgio o a qualche amichevole, è un conto. Quando riusciamo a fare dei tornei, i ragazzi sono più contenti e quindi aumenta la partecipazione. Quindi l'obiettivo del torneo non è tanto quello di vincerlo, quanto quello proprio di partecipare per aggregare di più. Questo è il nostro obiettivo fondamentalmente. Quello che diceva Morin è vero, insomma, non conta tanto la bravura, cioè, quanto il risultato, saper stare in campo. E aggiungo una cosa, saper anche affrontare la sconfitta. È una cosa importantissima, secondo me, questa, sì, nello sport. È più difficile che saper vincere. Verissimo, no? Verissimo. Sì. Il resto del mondo che è in fase di costituzione come associazione, quindi disturbiamo il dottor Silvestri. Che consigli possiamo dare in questa fase di costituzione di una società per fare dello sport amatoriale dilettantistico? Ma guarda Simone, consentimi una parentesi, ho ascoltato con attenzione gli interventi e sono rimasto piacevolmente sorpreso da una frase che ha detto Flavio, ovvero ci siamo resi conto che in campo le persone comunicavano e credo che per chi come noi, diciamo, vive lo sport e sa il valore sociale intrinseco nello sport, questa è una frase che racchiude un po' tutto il valore più importante del nostro mondo. Mi associo a quello, alla domanda, e diciamo, chiudo questa piccola parentesi. Al di là dell'attività sportiva dilettantistica, la vera natura di realtà simile alla loro è quella di promozione sociale. Quindi, per rispondere alla domanda, credo che ci troviamo di fronte a una delle più belle realtà che possono coniugare la forma giuridica dell'associazione sportiva dilettantistica, ma al contempo dell'associazione di promozione sociale. Due forme parallele che ovviamente possono conciliarsi, possono vivere allo stesso tempo, e diventare un'associazione di promozione sociale vuol dire iscriversi al terzo settore, al registro unico nazionale, che come sappiamo è entrato in vigore praticamente da un mese. E non solo entrare, ecco, in un contesto di vera promozione sociale, ma anche partecipare a tutti quei bandi e finanziamenti messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo per realtà che hanno delle cause nobili come quella di cui stiamo parlando questa sera. Grazie Alessio, consigli preziosissimi. Flavio, hai preso appunti? Assolutamente, ascoltato bene? Assolutamente sì, grazie per i consigli.
Poi magari dietro le quinte possiamo anche scambiarci contatti, perché certamente è veramente una nobile iniziativa la vostra, quindi merita di essere riconosciuta per quel che fate e per quel che siete, assolutamente. Quindi ancora complimenti per tutto quello che svolgete. Benissimo, grazie mille. Ci fermiamo qualche minuto, piccolo spazio pubblicitario e poi di nuovo in studio per parlare con André Della Roche di tutto il suo percorso e le iniziative che bollono in pentola, e con il dottor Silvestri approfondiamo il discorso dei compensi sportivi dilettantistici. A tra poco. Sporting Tour Beach World continua la sua attività con tantissime novità. Dopo il grande successo della stagione estiva, l'Oasi Beach di Ostia è pronto ad accogliervi anche nei mesi invernali, con una vasta gamma di sport da praticare in acqua e sulla sabbia. Beach soccer, beach tennis, beach volley, sand basket, kitesurf, SUP e diving sono solamente alcune delle discipline che potrete praticare nello Sporting Tour Beach World, sempre attento alla salute dei suoi sportivi. E se volete rilassarvi per un aperitivo o per una cena, il Joy Restaurant Lunch Bar è pronto a soddisfare il vostro palato. Cosa aspetti? Corri a divertirti con noi. Siamo sul lungomare Amerigo Vespucci, numero 180, zona Ostia Lido. Il ristorante Joy nasce all'interno dell'Oasi Beach di Ostia, esprimendo la volontà di vivere il mare tutto l'anno in un ambiente dinamico e confortevole. La location Vista Mare è il posto giusto per degustare i sapori di una cucina di pesce tradizionale, arricchita da proposte d'oltreoceano come clam chowder, shrimp sandwich e chicken fried. Vi aspettiamo anche dopo le vostre attività sportive per provare la nostra selezione di tè e cioccolate e godere dei nostri aperitivi al tramonto. Joy Restaurant and Lounge Bar si trova in lungomare Amerigo Vespucci numero 180, presso l'Oasi Beach Sport. Grazie come sempre ai nostri sponsor, alle aziende amiche. Ringraziamo anche Più Vista, che offre da più di 50 anni nel mondo dell'ottica servizi e prodotti di altissima qualità, a partire dalle misurazioni e dagli screening eseguiti con una strumentazione di ultima generazione. E un ringraziamento ovviamente anche a tutte le strutture che ci ospiteranno nella stagione primaverile estiva, scusate, per gli eventi fuori regione. Avete visto anche il nuovissimo spot realizzato da Gianfranco Billesci. Oggi vi presentiamo per il consorzio Costa dei Parchi l'Hotel Sporting, dove puoi trovare un'atmosfera familiare di cordialità, gentilezza e amicizia in tutto lo staff, ideale per una vacanza con i tuoi bambini ad Alba Adriatica. L'Hotel Sporting regala un ambiente completamente moderno e climatizzato per una vacanza in tranquillità e all'insegna del benessere. Per informazioni potete visitare il sito hsporting.it o scrivere una mail alla direzione all'indirizzo info@hsporting.it. Come promesso, dovremo avere in collegamento Zoom l'assessore alla cultura del comune di Villa Maina, Francesco Caloia. Vediamo se è con noi in collegamento. Buonasera assessore. Sì, buonasera, buonasera. Buonasera assessore, abbiamo visto in apertura di trasmissione il servizio di Villa Maina, quindi complimenti per tutto il lavoro che svolgete nel piccolo comune. Le chiedo, siete pronti quindi ad essere invasi da tanti romani, ma non solo, per questa quarta edizione della Coppa Carnevale? Direi proprio di sì. Innanzitutto ringrazio appunto Gianpaolo Morsa, perché come me è uno irpino doc che ci tiene in modo particolare alla nostra terra e quindi sta facendo questa bellissima iniziativa, che tra l'altro è riuscita a mettere in rete, cosa molto difficile dalle nostre parti, questi nove comuni,
e quindi possiamo lavorare alla valorizzazione appunto di tutto quello che possiamo offrire. Intanto per l'occasione, siccome io vengo dalla formazione artistica, io ho fatto il preside a Mantova, a Reggio Emilia e poi sono rientrato nella mia terra l'Irpinia e mi dedico a promuovere proprio il territorio e per l'occasione sto organizzando una mostra che vede coinvolti oltre 20 artisti sull'arte nello sport, lo sport nell'arte, proprio per cercare insomma di aggiungere qualcosa di nuovo al di là poi del territorio, perché io sono originario di Gesualdo, sono due paesi vicini qua, Paternopoli, Gesualdo e Villa Maina, e abbiamo questi paesi ma veramente ricchi di storia. Gesualdo è un borgo che tra l'altro è entrato in questi giorni tra i borghi più belli d'Italia e ha questo castello dove ha vissuto Carlo Gesualdo, principe dei musici, uno dei più grandi materialisti apprezzato in tutto il mondo, che poi c'è tutta una storia particolare. L'anno scorso è stato vinto con un romanzo, Tarabia, ha vinto appunto il premio Strega sulla storia di Carlo Gesualdo. Poi tra l'altro anche io stesso e il sindaco Nicola Trunfio siamo cultori del territorio. Io ho scritto un libro proprio su Gesualdo e il preside Trunfio ha scritto un libro su il viceré delle Sicilie, che tra l'altro era un caracciolo originario qui appunto del feudo di Villa Maina, e quindi lavoriamo alla promozione, a scoprire poi queste figure che hanno caratterizzato il territorio e quindi ricco di storie. Poi a Villa Maina abbiamo oltre alle terme che nascono poi da un bacino che è quello della Valle d'Anzanto, dove abbiamo un sito particolare che è quello della Dea Mefite, molto insomma conosciuto nell'antichità, che è ricco di energie, di storia, di natura, e quindi abbiamo veramente tanto da offrire. Assessore, qui con noi in studio c'è Monica Lubino, che avrà conosciuto proprio in quel di Villa Maina, ha realizzato il reportage sul vostro comune, quindi lascio la parola a Monica per la chiusura ovviamente. Sì. Allora, caro Francesco, ci siamo, noi abbiamo già chiacchierato quando sono venuta lì sul posto, tu sei nato a Gesualdo, ma raccontaci brevemente come mai a un certo punto invece decidi insieme alla tua famiglia di trasferirti a Villa Maina. Sì, come ti dicevo, intanto io vengo dalla formazione artistica, ho fatto il preside, diciamo, in tante realtà, in ultimo ho fatto gli ultimi anni ad Ariano Irpino, dove ho messo il liceo artistico anche nel carcere di Ariano Irpino. E poi proprio per vivere, mi piace la natura, mi piace il buon vivere, la buona alimentazione, il paesaggio, e ho scelto di vivere in questo piccolo borgo, e quindi mi sono anche candidato alle ultime elezioni per dare un contributo e sono stato nominato assessore alla cultura, e quindi mi dedico proprio a promuovere le bellezze del nostro territorio, l'arte. Tra l'altro adesso sto scrivendo un altro libro su un pittore che si chiama Giovanni Balducci, che ha lasciato a Gesualdo molte opere, tra cui La Pala del Perdono, che è praticamente un'opera dove questo principe dei musici, Carlo Gesualdo, chiede perdono a Dio per aver assassinato la moglie. Insomma, come vedete ci sono tante cose che possono incuriosire e attrarre il visitatore. E credo che noi dobbiamo lavorare su questo, sulla cultura, e quindi grazie a Giampaolo per questa bellissima iniziativa che mette insieme i valori dello sport, il paesaggio, l'alimentazione, veramente è riuscito a mettere insieme tantissime realtà. Speriamo solo che quando ci sarà l'iniziativa
non ci sia quel tempaccio brutto che c'era quando sei venuto a fare. Esatto, abbiamo trovato la pioggia, quindi non è stato facile, però noi non ci siamo fermati neanche con la pioggia e il freddo e abbiamo portato a casa il reportage. Anzi, ricordiamo che se siete interessati, Simone, se me lo permetti, tutti i nostri telespettatori potete ancora partecipare alla quarta edizione della Coppa Carnevale Gusto Irpinia scrivendoci alla nostra mail di redazione asdsportintour@gmail.com. Grazie Monica, grazie Assessore, ci vediamo a Carnevale. Grazie a voi. Ciao Francesco. Grazie a Francesco Caloia, assessore alla cultura di Villamaina. Ora è il momento dell'angolo del consulente con il dottor Alessio Silvestri. Abbiamo anticipato in sede di presentazione l'argomento di questa sera, i compensi sportivi dilettantistici. Ecco, questo dovrebbe essere un po' il pane quotidiano per le associazioni sportive dilettantistiche. Quindi Alessio, ti chiedo come si declina poi nello specifico il compenso sportivo dilettantistico, perché spesso magari qualche associazione può fare un po' di confusione. Sì Simone, partiamo col dire che quando parliamo di collaborazioni sportive parliamo di prestazioni sportive rese da allenatori, arbitri, istruttori, formatori e da ogni altra figura necessaria alla pratica sportiva, ma anche alla pratica didattica e formativa dello sport stesso. E in primis, per inquadrare le figure che possono realmente beneficiare di questa particolare forma contrattuale, dobbiamo rifarci a quelle che sono le categorie previste dal regolamento federale. Quindi, a seconda della disciplina sportiva, ogni federazione va a identificare quelle che sono le figure propedeutiche e quindi ogni associazione sportiva, ogni società sportiva dilettantistica può prendere come proprio vademecum quella particolare classificazione messa a disposizione da ogni singola federazione. E, come dicevi giustamente tu, parliamo della forma contrattuale più in uso nel mondo sportivo dilettantistico, ma spesso e volentieri purtroppo capita di scivolare su delle piccole bucce di banana. E quindi il compito di chi appunto occupa un ruolo simile al mio è quello di cercare di indicare la strada corretta per usufruire di tale agevolazione. Per chi non lo sapesse, l'agevolazione consente alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, idem si dica per le società sportive dilettantistiche, di erogare compensi sportivi che sono esentasse fino a 10.000 euro per ogni collaboratore sportivo, 10.000 euro annui ovviamente. Sopra questa soglia l'importo eccedente verrà soggettato ad una ritenuta d'acconto pari al 23%, a cui si aggiunge l'addizionale regionale e comunale, che ovviamente varia in base al paese di residenza. E questa è la soglia fino a 23.000 euro. Tornando a quello che mi chiedevi, ovvero i requisiti, diciamo che la norma è una norma che presenta parecchie zone d'ombra, questo è giusto dirlo, e noi dobbiamo cercare di attenerci a quelle che sono le indicazioni standard. Si parla di collaborazioni dilettantistiche, quindi la prima cosa è che non dobbiamo utilizzare questa forma contrattuale per persone che fanno della loro professione quella appunto sportiva. E credo che possa sembrare un dettaglio, ma spesso e volentieri ci troviamo di fronte a istruttori che hanno come unica fonte di reddito appunto quella sportiva, e quindi lì si crea la prima divergenza. Parlare di dilettante con un istruttore che ha quello come lavoro principale può sembrare un'anomalia. Discorso diverso, per fare un esempio positivo, può essere quella del docente, del maestro di educazione fisica, che poi nelle ore pomeridiane appunto lavora come istruttore sportivo. Allora lì ci troviamo di fronte a una figura che a tutti gli effetti esercita quell'attività come dilettante. La cosa importante è che andiamo a contrattualizzare questa collaborazione con appunto una lettera di incarico per collaborazione sportiva dilettantistica, lettera di incarico che deve contenere l'oggetto della prestazione, la durata, il compenso pattuito e soprattutto deve specificare che non ci troviamo di fronte ad un lavoro subordinato. Ok.
Anche questo può sembrare un dettaglio, ma credo sia giusto precisarlo, perché il collaboratore sportivo deve essere autonomo nella gestione del proprio lavoro. Alessio, un'associazione sportiva dilettantistica sicuramente vive il suo culmine, l'apice del lavoro settimanale in campo, in un palazzetto, insomma, a seconda di quale sia la disciplina sportiva. Però dietro c'è anche un lavoro settimanale di questa associazione sportiva dilettantistica. Ecco, come si possono distinguere i due compiti, quindi del collaboratore prettamente sportivo e di colui che poi durante la settimana svolge altri tipi di mansioni? Sì, io ti ringrazio per la domanda, perché mi dai il là per introdurre un argomento parallelo, ovvero le collaborazioni sportive amministrativo-gestionali. Quel lavoro di back office a cui probabilmente facevi riferimento, certo, tu, che sono allo stesso modo propedeutiche per portare avanti l'attività sportiva. Pensiamo all'attività di segreteria, di tesseramento, la manutenzione degli impianti sportivi, la pulizia. Ecco, quello che molti spesso dimenticano è che anche queste figure, essendo in qualche modo propedeutiche all'attività sportiva stessa, possono essere retribuite con i compensi sportivi dilettantistici, ma parliamo di compensi amministrativo-gestionali. Da un punto di vista economico abbiamo le stesse condizioni di quelle descritte in precedenza per istruttori, arbitri e allenatori. Da un punto di vista, diciamo, burocratico c'è una lieve differenza. Infatti per questa tipologia di collaborazioni è prevista un'iscrizione, la chiamerei, all'UL, che è il libro unico del lavoro, e che in un certo qual modo consente all'INPS di sapere che l'associazione sportiva o la società sportiva ha avviato questo genere di collaborazione. Ripeto, non c'è una forma previdenziale, da un costo previdenziale da sostenere, quindi le aliquote sono le stesse, però va fatta questa comunicazione perché appunto ci troviamo di fronte a una forma contrattuale leggermente differente, ovvero quella amministrativo-gestionale. Alessio, mi viene in mente questa domanda: il tetto di 10.000 euro annuali come compenso per un collaboratore sportivo dilettantistico, ecco, sono cumulabili se una persona lavora in diverse associazioni, oppure il tetto rimane quello a prescindere se io collaboro con una, due, tre, quattro associazioni sportive dilettantistiche, e se vanno in conflitto poi tra loro queste varie collaborazioni che magari una persona ha in piedi? Allora, no, sono cumulabili e non vanno in conflitto. Voglio però sottolineare che nell'atto dell'erogazione del compenso dobbiamo far dichiarare al nostro collaboratore se ha superato o meno la soglia dei 10.000, perché giustamente, come ti ponevi la domanda tu, allo stesso modo le associazioni, le società sportive potrebbero non sapere se quel collaboratore ha altri incarichi similari, e pertanto è il collaboratore che sotto la propria responsabilità dichiara di aver superato o meno il tetto dei 10.000 euro. Nel caso in cui l'avesse superato, ovviamente l'associazione o la società sportiva nell'atto dell'erogazione dovrà sottrarre quello che è il compenso assoggettato a ritenuta d'acconto, ovvero le aliquote di cui parlavamo prima. Per quanto riguarda invece il rapporto di collaborazione, diciamo, è instaurato tramite la lettera d'incarico di cui parlavi precedentemente, mentre per quanto riguarda il compenso in sé per sé, che tipo di documento deve essere utilizzato? Ma diciamo che non è prevista una regolamentazione ad hoc, si rifà a quelle che sono le leggi nazionali. Attualmente dal 2022 sappiamo che è possibile erogare compensi tramite contanti solo fino a 999 euro, quindi dai 1.000 euro c'è l'obbligo dei mezzi tracciati, e allo stesso si dica quindi per i compensi sportivi. Nel momento in cui appunto favoriamo, prediligiamo quella che è la forma di pagamento tracciato, ovviamente andremo ad indicare nel bonifico che si tratta di collaborazione sportivo-dilettantistica. Però ripeto, quello che è importante al di là del mezzo di pagamento è soprattutto il contratto, quindi la lettera d'incarico, e poi la dichiarazione resa dal collaboratore all'atto dell'erogazione del compenso, in cui ci attesti di aver superato o meno la soglia di 10.000 euro. Grazie Alessio, perché queste sono informazioni sicuramente molto importanti per chi ci sta seguendo, anche perché, come hai detto tu in apertura, ci sono queste bucce di banane, no? Sulle quali magari
non per ignoranza, ma per una dimenticanza oppure per un piccolo cavillo, magari si può incorrere a qualche sanzione se magari non vengano temperati questi requisiti, questi termini? Sì, assolutamente. L'ho detto in apertura, lo ripeto, il problema principale è che la norma presenta delle zone d'ombra. Mi rendo conto che anch'io declinare alcuni concetti posso sembrare contraddittorio, ma è proprio la norma che presenta delle piccole, appunto, falle, e falle che hanno reso necessaria una riforma dello sport. Lo accenniamo, dal 2023, dal 1 gennaio dovrebbe entrare in vigore, anche se il condizionale è d'obbligo, certo, visto quello che è il susseguirsi dei governi che appunto vanno a determinare poi determinate leggi, e di conseguenza lo accenniamo e lo diciamo perché appunto è necessario un maggiore chiarimento sull'utilizzo di alcuni compensi e anche di delle figure dei collaboratori sportivi. Quello che però posso assolutamente consigliare è di affrontare la tematica sempre con grande coesione e sinergia tra l'associazione sportiva e il collaboratore, anche perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte ad un'associazione che prova in un certo qual modo a trattare il collaboratore come se fosse un lavoratore subordinato, andandogli a declinare degli orari prestabiliti di lavoro piuttosto che mansioni predeterminate. Questo va un po' in contrasto perché, appunto, trattandosi di collaborazioni sportivo-dilettantistiche, ricordiamo che il collaboratore deve essere autonomo nell'organizzazione del proprio lavoro. Grazie ancora al dottor Alessio Silvestri, rush finale di Sporting Tour TV, come sempre dedicato a Dancing Tour, maestro André Della Roche, ultima fatica, in francese, quindi perdonatemi la pronuncia, sì, Histoire du soldat, giusto? Giusta pronuncia? Bene, Teatro Olimpico di Vicenza, un grande spettacolo con grandissime personalità. Che esperienza è stata? Bellissimo, perché dopo questo lockdown, entrando in un teatro finalmente, purtroppo, lo sai, posti era 650 massimo, con il Covid era 250 massimo, perché come è il limite. Un teatro incredibile, perché è un teatro in pratica è museo, che sono, non so, 40 metri lungo. Il problema è quando hai i cambi veloci, devi andare sotto 40 gradine, corri l'altra parte e risalire. Ma è stata un'esperienza bellissima, perché Giancarlo Marinelli, che era il regista, era bravissimo, con Antonio Balsamo, che è il soldato, Giulia Barrone, e abbiamo questo fantastico narratrice, narratore, Drusilla Fuori. È un teatro immemorabile, perché è veramente un museo, e che alla fine è stato, vabbè, abbiamo fatto pianoni, che è facile, era perché limitato lo spettatore, più avevamo questo Beatrice Venezia, che è un capo d'orchestra, che stranamente è studiato con me danza, perché tante persone, perché certa età ce l'ho io adesso, e lei dice, non si direbbe, ho studiato, però. Ho studiato con te, detto, quanti anni fa? E mi ha detto, ha detto, ah sì, grazie. Ma era bellissimo, perché finalmente vedendo un teatro che rivive quello fascino del teatro, anche se era limitato allo spettatore, ma per me il palcoscenico è la cosa più forte, emotivamente. E in più, vabbè, la cosa che è bello, fatto anche questo stage che ho organizzato, io, con un socio che suo padre si chiama Ruggero Alcantarina Coniconi, che è presidente, e il socio si chiama Alessandro, mio socio. E vedendo tante ragazze che partecipano sempre per insegnare, perché mi piace insegnare, perché anche i bambini, a volte i bambini sono meglio del più grande, perché sono buttati a terra subito, dice ok, no, fai piano piano la cosa, e allora alla fine sono molto entusiasti. Dopo ci sono giustamente le grandi, che sono veramente anche belle da vedere, che si riesce anche a comunicare, ma per me è sempre un'esperienza di rivivere emozioni con i giovani. E avevo con me, avevo Raffaele Paganini, che è stupendo, per il classico, Milene Zullo per contemporanei,
e avevo anche una ragazza che era molto brava per il hip hop. Questi sono i fattori che, diciamo, aiutano me di sentire vivo. Insegnando e vedendo i giovani che crescono, lo sento ancora più vivo, anche se sento più vecchio, ma loro sono stupende. Ti lascio, Andrea, nelle mani di Monica Lubino, visto la vostra amicizia e vista la sua esperienza Monica. Nel mondo della danza, già inizia a tremare. No, volevo chiederti semplicemente, sì. Andrea, dopo tantissimi anni di esperienze sì. professionali, dopo un'intensa, brillante carriera nei maggiori teatri di tutto il mondo, come sì. riesci a tenere viva la passione per la danza ancora oggi? È difficile, ma è facile, perché comunque avendo l'esperienza di due genitori adottivi che mi ha cresciuto quando avevo 4 anni, erano due persone di spettacolo, e mi ha aiutato appassionare dell'arte. E anche mio padre disse, se non vuoi fare quello, basta che sei appassionato. Perché c'è stato un momento, uno dei amici di mio padre disse, no, lui deve essere un dottore. L'altro che era, no, lui deve essere un avvocato, perché comunque gli avvocati etnici sono molto in adesso. Certo. E alla fine... Tra l'altro tu non hai avuto una vita molto facile, diciamolo, nel no. senso che so che tua mamma è morta quando è scomparsa anni. Quando tu avevi 4 anni sì. di tubercolosi. Sì. E lei si era, diciamo, rifiutata di essere vaccinata. Ecco, era sì, una diciamo novax dell'epoca. Sì, diciamo così. E tu sei stato adottato, sei stato cresciuto da queste persone meravigliose. Stupende, artisti. Sì. Perché Della Rocha è un nome di arte. Mio padre si chiama Riccardo Scotti, era italo-americano. Della Rocha, no, perché questo è Della Rocha? Nome. E lui era appassionato con mia madre Diane. E mia madre adottiva, ha vissuto fino a 105 anni. È morto 4 anni fa. Ero cresciuto con lei. Lei si risposò a 80 anni, con un altro uomo a 80 anni. Abbiamo fatto un mega festa. Invece mio padre adottivo mi ha aiutato giustamente a amare la danza, perché con Shirley MacLaine, una stella di cinema, sono andato a casa sua, perché comunque fino a 12 anni andavo sempre ogni anno, perché mio padre era production manager di diversi spettacoli suoi, del marito Steve Parker. E crescendo in un mondo in California, Las Vegas, io ho già entrato a 8 anni in Equity, ho fatto Il Re Io con Riccardo Montalban e Florence Henderson, ho fatto 2 cast. E, insomma, una carriera super brillante. Un po', sì, perché si innamora di una carriera così, perché sei già buttate dentro, diciamo così. Maestro, permettimi, proprio a testimonianza della tua grande carriera, c'è un messaggio grandissimo. André, uno dei più grandi professionisti della danza internazionale, da parte di Bianca Pasquale Marzettin. Che carina. Cioè lei, perché forse io dico no, siamo tanti che sono carini, bravi. Siamo in chiusura, Andrea, velocemente, la tua collaborazione con Paola Sorressa, quindi per ECS, in questo periodo, qual è stata? È stato fare un settimana di stage bellissimo che abbiamo fatto alla sua scuola, è una persona giustamente molto in gamba, molto brava, e di stimolare questi ragazzi, e durante proprio quasi il lockdown, allora non c'erano tutti questi... persone. Dopo, quando c'è stato lo spettacolo, c'era tantissimo piazza e Monica, se ricordo. È questo. Stata una bellissima esperienza. Sì. Io posso chiedere velocemente una cosa ad Andrea? Sì, siamo in chiusura, un minuto. Allora, Andrea, ad oggi c'è un danzatore in cui ti rispecchi particolarmente? Insomma, c'è l'erede di un Andrea Della Rocha ad oggi? Chi potrebbe essere? Oddio, secondo me... ci sono diversi. Adesso chi più in, diciamo, è Roberto Bolle, diciamo così. Ma i più giovani, secondo me, sono alcuni ragazzi, ma non dico nomi perché altrimenti gli amici è sempre una persona. Io amo Antonio Balsamo. Ah, ok. Fatto. Quindi possiamo definirlo il tuo erede. Notre Dame de Paris. E lui è molto erede. Okay. E anche, vabbè, Sara Burati è un altro, ma sono ballerini di teatro più di televisione. Certo, certo. Chiudiamo questa puntata con l'ultimo messaggio. Moin, Presidente della Repubblica, firmato da Massimiliano Guruji. È un vostro ragazzo, un ragazzo della squadra? Guruji. Guruji. Sì, è un compagno dell'associazione. Bene, questo sì, sì. Si vede anche da questi messaggi lo spirito che insomma poi accompagna le vostre
rimpatriate il vostro lavoro e le vostre partite. Esattamente, sì. Quindi tanti complimenti, iniziamo il giro saluti, grazie a Monica Lubino. Grazie Simone, prima di salutarvi io vorrei ricordare velocemente l'appuntamento con le eliminatorie, le selezioni che si terranno online il prossimo weekend, sabato 29 e domenica 30 gennaio, per quanto riguarda la rassegna coreografica nazionale a gruppi, naturalmente con la direzione artistica della nostra Paola Sorressa, e vi ricordo che siete ancora in tempo a partecipare inviandoci un vostro video entro mercoledì 26 gennaio alla nostra mail danza@ics.it. Grazie Monica Lubino, grazie al dottor Alessio Silvestri, consulente di ICS Direzione Nazionale, grazie per essere stato con noi Alessio, ti aspettiamo al più presto. Grazie a voi e alla prossima. Grazie ancora, grazie al maestro André de la Roche, noi avremo un lungo viaggio in macchina ora da fare insieme. Ok, va bene. Grazie maestro e grazie anche a Flavio e Moin del resto del mondo, abbiamo qui anche la bandiera della vostra squadra, quindi un grande in bocca al lupo per tutte le vostre attività in campo, ma mi sento di dire soprattutto fuori dal campo, extracampo. Complimenti. Grazie. Veramente. Grazie a tutti voi, appuntamento a domenica prossima con Sporting Tour TV. Grazie per averci seguito, buona serata.